parteciperemo con delle proposte specifiche per capire come garantire la sicurezza durante gli esami in presenza, se questa la strategia e anche le modalità che consiglieranno anche i tecnici del governo, della task force, per poter fare questi esami in presenza, perché bisogna garantire agli studenti, alle loro famiglie, al personale anche amministrativo, ai commissari e presidenti di commissione, ovviamente, la sicurezza nello svolgimento di questi esami, che saranno comunque semplificati. E questo è un primo incontro, noi ne chiederemo poi un altro per capire bene a settembre dove vuole andare a parlare il Ministero e soprattutto il Governo, se vuole veramente fare questa turnazione o se era solo un'ipotesi a cui noi ci diciamo contrari. Perché? Perché non è alternando la didattica in presenza e a distanza che si garantisce il diritto all'istruzione, ma riducendo le classi pollaio, sdoppiandole, facendo un grande piano di riassunzione di quei 250.000-300.000 docenti ATA persi negli ultimi 15 anni per motivi di bilancio, e come oggi si discute degli errori fatti nella sanità per quanto riguarda il bilancio sottratto per la salute dei cittadini, noi riteniamo che bisogna discutere anche degli errori, dei tagli e del bilancio sottratto per l'istruzione dei nostri figli e per l'istruzione delle generazioni del domani. È molto importante, perché oggi, in 4 mesi, il governo, rispetto al patto di stabilità che in questo momento non è vigente perché si va in deroga, può intervenire con delle risorse se ha un progetto. Se invece il progetto del governo è quello di mantenere le risorse uguali nell'istruzione e andare a alternare gli studenti per fare in modo che qualcuno possa avere una lezione a distanza e qualcuno in presenza in orario dimezzato rispetto a prima, o con un doppio lavoro degli stessi docenti e insegnanti, questo è improponibile, non è praticabile, non porta al diritto allo studio. Per 2-3 mesi stiamo reggendo con questa didattica a distanza. Pensare che il prossimo anno scolastico possa anche per la metà delle ore di lezione sostituire la didattica in presenza è veramente impossibile. Pensare di, se dovesse rimanere necessario, il tema del distanziamento sociale anche durante le riunioni in classe, si può avviare fin da ora. Ci sono 4 mesi di tempo per pensare di assumere 230.000-300.000 insegnanti in più, per ripristinare i 10.000 plessi dismessi negli ultimi anni, per fare classi con 13, 14, 15 alunni, dipende il numero di metri quadri, dipende il numero di distanziamento, e per fare in modo che la scuola non si fermi e non continui a distanza, ma continui in presenza, rispettando la regola ovviamente della sicurezza dei lavoratori. Noi siamo convinti che se si deve fare didattica a presenza, si deve fare in tutta sicurezza degli studenti, del personale ATA e del personale docente. Quindi parteciperemo a questo incontro, ma siamo convinti che ne debbano essere necessari altri per approfondire, non solo uno, per approfondire tutti questi temi, ma partendo dalla volontà del governo di mettere quei soldi che sta mettendo sulla sanità anche sull'istruzione.